Forza Fere. Dove vai in bicicletta? A casa, sto andando a casa. Sei contento della Ternana? Ternana ha giocato benissimo, il primo tempo ha fatto pena, però appena è uscito la Boico ha migliorato il centrocampo. Uscito nel senso uscito fuori, no? Uscito, uscito nel senso che è stato sostituito. Come pare che è stato, cioè dopo, vabbè, no, è stato dopo, più avanti. Quarto d'ora, dopo il... però ha fatto l'assist per Raimondo. Sì, beh, vabbè, almeno quello. No? Troviamo sempre il pelo nell'uovo, comunque. Comunque speriamo che adesso a gennaio rinforzino il centrocampo, questa è la mia opinione. Grazie, ciao. Beh, non potevo, no? Vieni qua. Certo. Dando buone feste, il clima. Ti piacciono illuminare il villaggio Babbo Natale? Che sì, ne dici? Sì, sì. Assolutamente sì. È arrivato Natale anche per la Ternana, che finalmente. Cioè, no perché gli altri fanno i regali, però insomma. È stata una bella cosa. Io calcolo che quando hanno segnato il primo gol loro. Ho smorzato la radio, poi l'ho riacceso. Non hai smorzato mai, devi smorzare la radio. Mi ero arrabbiato. Invece poi dopo sono stato felicissimo perché beh, è stata una cosa meravigliosa. Quei due ragazzi, due o tre ragazzi che ci avevamo sono favolosi. Bene. Io sono veramente contento. Vabbè, vediamo che la Befana che ci porta. Speriamo. Via, ciao. Come va via di corsa, buongiorno. Buongiorno. Lo so che state corsa, però due parole sulla Ternana ce le deve dire. Che la vedo che è contento, la vedo proprio. È normale, è fantastica. No? Da 0 3 a 2, che gli ricorda da 0 a 2 a 3 a 2? È un vecchio derby, gli ricorda. Cioè, quegli amici di Perugia? Ecco. Che non se la passano bene. Speriamo. Va bene. Ciao, auguri. Una parola al volo, no, non voglio. Non mi dir vista. Una parola al volo, venga qua. No, dimmi, e beh, su 3 a 2 a Lecco, cioè, è sensazionale. Allora io stavo a vedere la partita su da Figaro. Ah, l'animo che mi fa più vedere Figaro. No, l'hai vista insieme. Dice, dai, vieni solo, vediamo insieme. 2-0 va bene il primo tempo, com'è nata e tutto. Ma quando ne avrà dette Figaro? Allora, esatto, non c'è il centrocampo, non c'è il collegamento, tutto quello che era, si discuteva normale. Ciao. Quando abbiamo fatto il 2-1, ho scommesso con lui, infatti la colazione, che avremmo vinto 3-2. Gli ho detto guarda che qui questi, perché l'ho visto un po' in calo, ha fatto bene i cambi, ha sistemato meglio la squadra e alla fine abbiamo vinto 3-2, ha fatto una gran partita. La colazione l'ha pagata, ieri mattina l'ha pagata, è stato onesto, però no, gran partita è quello che ci vuole, i tre punti essenziali. Parma è un altro discorso. Quello è un altro discorso, giocheremo. L'importante, esatto, giocheremo e poi dopo vediamo il 26 da fare una bella giornata qua a Terni col Pisa. Grazie. Giusto? Buona giornata, auguri. Buongiorno signora, buongiorno. No, io intervisto sempre la signora perché è tifosa della Ternana. Fammi intervistare. Senta, ma l'ha visto? Che rimonta? Speriamo bene, speriamo. Io lo spero. Io sono milanese e tifo Milan. Lei tifa il Milan? Sono milanese. Lei per chi tifa? Per la Ternana? Certamente. È logico la Ternana, siamo dei Terni, che vuole tifare? Non ho capito, guarda. Grazie. Prego. Altrettanto. Il villaggio del Babbo Natale, che ne pensate del villaggio del Babbo Natale? Beh, è stata una bella iniziativa, veramente. Qualcosa di nuovo a Terni, diciamo. Senti, la Ternana invece? La Ternana si sta riprendendo, è stata una partita difficile, però diciamo abbiamo avuto le giuste motivazioni per ribaltarla, no? Voglia, tu che dici? Villaggio bene, diciamo che finalmente direi qualcosa di buono, positivo. Però è un gesto un po' troppo bianco-rosso. No. Quello ovvio, infatti è diciamo, l'unica pecca, però anzi. Ci mette anche c'è un parecchio verde, dai. Sì, sì, va bene, come no. A Parma adesso? A Parma speriamo che famo i punti, se no... Miau! Grazie. Grazie a voi. Ciao. È contento per la Ternana? Sì, io sono contento che la Ternana vince. Penso che sia ottimo il rinnovo, riassetto societario con l'allenatore, le cose, speriamo che tenga. Mi piace l'allenatore nuovo, chi gli ha dato secondo lei? L'allenatore nuovo, cioè io ho sentito prima le polemiche che ci sono state all'inizio del campionato quando è stato allontanato. Da una parte mi è dispiaciuto perché tante volte un nuovo può portare anche nuove idee, sono state apprezzate, oppure c'è stata qualche difficoltà all'interno del gruppo. Però ecco, Lucarelli che ha fatto tanto bene inizialmente
nei campionati passati sicuramente non si è evoluto, perché poi tante volte i campionati cambiano, le categorie cambiano e occorre cambiare anche le idee. Lui si è mantenuto le idee vecchie sperando che potesse portare un nuovo elemento all'interno della situazione, ma il vecchio tante volte lascia desiderare. Lascia la strada vecchia per la nuova? No, non c'entra niente. Non c'entra niente. Dei giovani della Ternana invece che ne pensa? Beh, io penso che il parco giovani deve essere rinforzato, perché la forza comunque sempre del futuro, i giovani, sai niente da fare, è sempre questa la storia, non cambia. Buona giornata e buone feste.